Zee che ha preso il suo posto lì, pronto per andare per il concerto stasera a Firenze. E vediamo, dov'è Yorkie? Il... È giù al volante. Andiamo a vedere Yorkie. Guardiamo, questi sono, vedi, dove dormono durante il viaggio. Magari Joey qui, Zee là, Ian qua. Chi ne sa, magari cambiano durante la sera. Bisogna vedere che cosa fanno durante la notte quando sono in viaggio. Allora, qui bisogna scendere di nuovo le scale, perché siamo in cima, capito? Qui ti possono mettere a sedere comodamente, guarda fuori le finestre che sono, a proposito, tutti affumicati, come si dice, tutto con questo tinto che tu puoi vedere fuori, ma la gente non può vedere dentro quello che stai facendo. Allora, scendiamo un attimo giù e vediamo se si riesce. Ah, eccolo, Yorkie. Just a minute, can I just come and sit in over here? There he is, Yorkie. Yorkie è qui già al volante, hi, fumando una sigaretta. Hello, Yorkie. All right. I was just coming, actually. We're from Video Music in Italy. Yeah. And I just wanted to ask you a couple of questions about, you know, taking bands on tour. You know? Oh, really? Yeah. I mean, what other bands, apart from the Europe, have you ever taken on tour? Che altri band hai portato in giro a parte di Europe? Pink Floyd, George Michael, Chris Rea, In Excess, everybody. Wow, tutti quanti mi sembra. Sentito quella lista lì, impressionanti. And how do you find yourself with the Europe? What are they like on tour? Great guys. Gentlemen. Gentlemen, lui dice che a trovarsi con l'Europe si trova veramente bene, perché sono veramente gentiluomini. Invece, per esempio, chi è un artista che non è un gentleman? Who's not a gentleman on tour? Yo? Me. Ah, lui non è un gentiluomo. Lui fa casino, mi sa. Eh? That's right, I'm the grafter. I'm the grafter. Io sono il grafter, io sono quello che fa tutto il lavoro, vero, secondo me. Ma how many kilometers have you driven around on this tour then? How many kilometers have you done? Quanti chilometri hai guidato in questa tournée fin d'ora? Oh, I really wouldn't like to say, I haven't even thought about it. This is the 10th country. Ah, sì, lui dice, non ho un'idea, non voglio neanche pensarci. Dice, comunque questo è il 10° paese in cui porto Europe fin d'ora. Il 10° paese, mi sembra tanti chilometri per questa cosa qui. And, you know, how much does a bus like this cost? A bus with all this kind of equipment? Quanto costerebbe un pullman così, con tutta questa attrezzatura? Approximately 200,000 pounds. Sull'incirca 200.000 sterline, siamo su mezzo miliardo di pullman qui dentro, ragazzi. Ma certamente costa un po' più di macchina di rip. Ok, thanks a lot, Yorkie. Ok, nice to see you. Ciao. Bye. E qui sono con Mick, il tastierista della Europe, e siamo appunto seduto su questo meraviglioso pullman della guida di Yorkie. Mick, I mean, what do you get up to when you're on the bus? Oh, che fai sul pullman? Sometimes we play poker, we watch video, we got a video over there. Giocano a poker, alle carte, c'hanno un video, un monitor di video. How many monitors are on the bus? Quanti monitor ci sono di video sul pullman? We got three monitors. Tre monitor di guardare le televisioni, non è mica male. Just a minute, Mick, let's have a walk down the bus a minute. Sure, lui mi porti giù del pullman, mi fa vedere esattamente che fanno, esattamente dove stanno. All right. Venite. This is where we have, it's just beers in here right now. Frigorifero con tutta la birra, per ora tutta la birra. E poi qua giù, venite. Right. Qui ci sono i letti. Here's the beds here, I mean, who sleeps where? Right, chi dorme dove? This is a tour manager's bed. Questo è il manager del tournée che dorme qui. Non è male, è abbastanza mollato come materassa, sì. Under him is Ian's bed. Ian, batterista. Yeah, there's my bed. This is questo è il letto di Mick. Mm. Come on, Mick, do you change the sheets sometimes? Cambi il lenzuoli ogni tanto? Well, I wash them once in a while. Oh, I don't. The bus driver does. Meno male. Lui non li lava, ma comunque Yorkie li lava bene. And then bed. Joey, yeah. Joey che dorme qui sotto. Perfetto. And here, I don't know. Oh, sta sniffando? Ah, questo è il letto di chi? Che c'è un bel puzzo, dici me? It's John's bed. John? And here's the other boy, the security guy. Questo è il delle sicurezza, eccetera. E qui, in the front, what's up in the front? Andiamo davanti un attimo, andiamo davanti, visto che stiamo muovendo ora. Avanti. Okay.
Here we have the actual poker table. Ah, qui c'è il tavolo vero di poker. Vediamo le carte nella mano di Ian. Card. Sì, yeah. And if you wanna see some views, if there's a nice countryside, you can sit in front of here. Si può vedere, you know, delle viste belle. Si può vedere qui. Dici lui a guardare la campagna. Mi sa che guardano altre cose. Forse le donne, non lo so. I expect you're having a look at the women as well. Oh yeah, yeah, beautiful Italian women. Beautiful, bellissime le donne italiane. Sento qui da Mick che fa le cose. Okay, well look, now we're on the way, you know, now we're on the way to the Palace Port. I'll speak to the Palace Port, okay? All right. Speak to everybody at the Palace Port. Ci vediamo allora al Palace Port. E qui allora sono seduto con Joey Cantani, sappiamo tutti quanti chi è Mr. Joey Tempest. All right, how you doing? Okay? Fine, thank you. I just got out of bed. I slept until 3 o'clock today. Sta andando bene, dici, ha dormito fino alle 3 pomeriggio, molto come Ian, mi sa. Ma, I mean, how do you find life on the road, you know? Come ti trovi questa vita sulla strada, in pullman, eccetera? I think it's a thing you have to get used to, and we are starting to get used to it now. We've been doing it for years now, and we're getting used to it. We like it, actually. Yeah. Yeah. È una cosa che qui si deve fare l'abitudine, ma ora che cominciano di essere abituati a farlo, comincia anche a piacere il tutto quanto. Recently you've been in Japan, haven't you? I mean, the whole band. What was it like in Japan? Recentemente sono stati in Giappone, dove anche hanno fatto il video. Com'è stata la storia in Giappone? Japan, we've been there a few times now, and we have followers there, fans that like our music since 1983, since our first album. It's great to be there, and I hope we can keep going there every year. We've also been to India, Bombay. We did the first hard rock concert there ever. Rock concert ever in Bombay, and that was crazy. Ah, fammi just, yeah, dice lui che sì, piace di andare a Giappone, sono diversi anni che ritornano, eccetera, ma anche sono stati in India, a Bombay addirittura, e sono stato il primo gruppo di fare un rock concert a Bombay. E com'è l'esperienza a Bombay? What was it like then in Bombay? It was different. It was a lot of rich people, and it was a lot of poor people too. Yeah. So the thing we did was for charity too. So we helped kind of the homeless people and people without jobs or anything, you know, in India too. So that was good. Ah, hanno fatto una cosa per beneficenza, cercando di aiutare quelli senza tetto e anche tutti gli disoccupati. E dice lui, sono rimasti un po' impressionati dalla divisione fra ricchezza e ovviamente grandi miserie che si trova in India. And what about the latest video that we've seen? That was made in Japan. You did some shots in Japan there. Yeah, we did a live video at Budokan. It's a famous place in Tokyo. Yeah. And that was good. We had two nights at Tokyo Budokan, and we tried to film as much as we could. And, we had a lot of fun doing it. Si sono divertiti di andare a Budokan, appunto, detto, questo posto famosissimo, questo locale a Tokyo, dove hanno girato 2 giorni il video, eccetera. Hey Udo, I mean, what, you know, once you finished in Italy, quando avete finito in Italia, questo tournée, cos'è il prossimo plan for Europe? Qual è il prossimo piano, l'idea per Europe? The plan? well, we have a lot of gigs in Europe still. You know, we do 54 gigs in all of Europe. Stanno facendo 54 dati in Europa solo? And after Italy, we go to, I think, Switzerland first, and then we do countries like Holland and England, France. Yeah. I have to have Mick to help me in a few. Sta nominando tutti i paesi dove visiteranno appunto in questo torneo. But don't you ever get nostalgia? I mean, non soffri mai di nostalgia per essere a casa? Yeah. I'm kind of a moody person. Sometimes you get just... Loved ones at home. You know, quelli amati che stanno a casa. I mean, have you got a loved one at the moment? Ce l'hai una ragazza fissa attualmente? I got the few stacked away. Yeah. Ah, c'ha diversi, dici lui, messo da una parte. Ah, beata lui. Yeah. Right, okay, and so at the moment it's a kind of solitary life at the moment. Nobody here at the moment. Non c'è nessuno attualmente, you know. In my life? Yeah, not qui sul pullman. Here on the bus. In the bus. No, we're a big family. This is a big family. This is the family that goes around, and we're very happy together. We have a lot of fun. I like, you know, all the guys in the band, and we just live like this, and we have fun. Yeah, right. Se dice lui, no, questa è una grande famiglia, la Europa è una grande famiglia. Si divertono a vivere così, è così. Thanks a lot, Joey. Okay. I'll see you at the passport. Okay, you're welcome. Ciao a tutti.